inizio dell'anno 1872, la casa al numero 7 di Savile Row era abitata da Phileas Fogg, un uomo molto particolare ed estremamente noioso. Era l'esattezza personificata ed era una di quelle persone mai di fretta e sempre pronte. Le sue giornate erano incredibilmente monotone. Si svegliava, si vestiva e si preparava per raggiungere il Reform Club. Arrivava lì sempre puntuale, come un cronometro, non facendo mai un passo di troppo. Posava sempre 575 volte il piede destro davanti al sinistro e 576 volte il piede sinistro davanti al destro. Arrivato al Reform Club, la prima cosa che faceva era fare la colazione, servito da uno dei tanti camerieri. Poi si sedeva sulla poltrona, dove leggeva il giornale fino all'ora di pranzo. Nel pomeriggio arrivavano Andrew Stewart, John Sullivan, Samuel Fallentin e Thomas Flanagan, i suoi quattro colleghi. Con loro giocava al whist, un gioco a cui Fogg era molto bravo. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno signore! Ha già mescolato le carte, a quanto pare. Sì. Ma oggi Samuel non c'è? No, aveva la febbre. Ah, ok. Iniziamo a giocare. Pronti? Certo. Ah, signori, ho vinto ancora. Mi spiace, ma ora devo andare. È stato un piacere giocare con voi. Che fortuna. Alla prossima volta. Arrivederci. Grazie altrettanto. Arrivederci. Come vi ho detto, Fogg era davvero bravo al whist. Ma al signor Fogg interessava il gioco, non le vincite. Infatti, pur essendo un gentleman impassibile, le ricchezze che guadagnava le donava tutti in beneficenza. Successivamente cenava, sempre servito dai camerieri. Poi trascorreva lì tutta la sera, fino a mezzanotte. A quell'ora Fogg era sempre di ritorno a casa, dove lo aspettava il suo fedele domestico James. Bentornato, signore. Buonanotte, James. Sono sicuro che la camera sarà perfetta. Beh, su Fogg non ho più niente da dirvi, tranne che da ripetervi che era dannatamente troppo preciso e... James! Mi dica, padrone, c'è qualcosa che non è di suo gradimento? Mi prende in giro, forse? Lei ha commesso un errore fatale per la sua carriera da domestico in questa casa. Padrone, mi spiace, sono desolato. C'è qualcosa che posso fare per rimediare al mio errore? No, da lei non me lo sarei aspettato. È inaccettabile sbagliare la temperatura dell'acqua per la mia barba di 2 gradi Fahrenheit. È veramente inaccettabile. Lei è licenziato! Padrone, so che lei sarà irrimovibile da questa decisione, però volevo dirle che questi anni passati con lei sono stati i più belli della mia vita. Mi scuso ancora per l'errore. Arrivederci. James! Oh, mi scusi, signore. Prima di lasciare questa dimora, lei dovrà svolgere il suo ultimo compito. Entro mezzogiorno mi dovrà presentare un nuovo domestico affidabile che la sostituirà. Si ricordi di sceglierlo con tutte le caratteristiche che lei aveva. Va bene, lo farò. Andrò subito a cercare un nuovo domestico. Arrivederla. Ma avete visto che cosa ha appena fatto? Ha licenziato quel povero domestico solo per quella stupidaggine. Oh no, mi sa che vi ho parlato fin troppo. È già mezzogiorno. Chissà che domestico avrà la fortuna, se si può dire fortuna, di servire questo gentleman. Sì, aspetti un secondo. Arrivo. Signore, è arrivato un nuovo cameriere, è francese e ha le mie stesse caratteristiche e credo che le possano piacere. Quindi arrivederci e buona vita.
sono il ragazzo francese. Buongiorno. Lei deve essere Passepartout. Mi presento, io sono il proprietario di questa splendida casa. Lei mi può chiamare padrone o, se preferisce, signore. Io nella mia vita ho svolto tanti lavori, infatti la mia vita è molto complicata. Io sono venuto da lei perché io so che lei è una persona molto calma e quindi potrebbe fermarsi questa cosa che la mia vita è complicata. Sì, basta così, lei è assunto. Adesso la devo proprio lasciare perché devo raggiungere il Reform Club. Alla fine di questo corridoio lei troverà la sua stanza, dove gli ho lasciato tutti i miei orari e tutte le faccende domestiche da svolgere ogni giorno. Adesso la devo proprio lasciare. Buona giornata. Oh, ho visto le foglie come un orologio. Credo che andremo davvero d'accordo. Andiamo, spero.